Mi rimedi ben trovati. Allora, oggi un altro video vrull, il libro in questione è questo. I giorni dell'abbandono di Elena Ferrante. Alla fine poi vi metto la solita immagine di copertina con tutti i riferimenti. Allora, è il primo romanzo che leggo di questa autrice. Autrice, ma sì, forse. Ho letto qualche nota biografica e Elena Ferrante è lo pseudonimo di una misteriosa lei o addirittura per alcuni un lui, cioè uno scrittore o una scrittrice che si nascondono appunto dietro questo pseudonimo. Si sa solo che è di origini napoletane e che da un po' di tempo vive all'estero. Io faccio il tifo affinché sia una donna. Secondo me, da come scrive, lo è. Se qualcuno di voi ha qualche notizia aggiuntiva, mi raccomando, mi informi perché insomma, è una curiosità che devo assolutamente appagare. Allora, I giorni dell'abbandono è il secondo romanzo di questa autrice del 2002. Ha esordito nel 1992 con un altro, in questo momento mi sfugge il titolo, ve lo metto poi in sotto. E poi mi è stato segnalato da una mia amica il romanzo Un'amica geniale. E in particolar modo però sono molto interessata a un suo libro di saggistica che è La Frantumaglia, cioè sotto forma epistolare descrive qual è stato tutto il suo iter, tutte le sue vicissitudini per diventare una scrittrice. Allora, la tematica di questo romanzo, dei giorni dell'abbandono, è un tema abbastanza attuale di cronaca, cioè la separazione. Olga è il personaggio femminile protagonista del romanzo, è sposata a Mario. Olga e Mario sono una coppia di 40 anni. Che si separano ed hanno due figli di circa 8 e 12 anni, un bambino e una bambina. Cosa accade? Accade che nella quotidianità di una sera casalinga lui annuncia a lei che la vuole lasciare senza tante spiegazioni e non le darà. Olga cade giù dal pero, nel senso che apparentemente non ha avuto avvisaglie di questa crisi o comunque che ci siano delle motivazioni, immediatamente ipotizza che ci sia un'altra donna, lo incalza, lui non risponde, insomma, un uomo che non dà sicuramente soddisfazione. Questo uomo continuerà a frequentare la casa, soprattutto per i figli. In queste occasioni Olga preparerà la cena con i piatti da lui preferiti, si vestirà in modo più carino, addirittura indosserà gli orecchini che erano della mamma di lui, che lui ha donato a lei come pegno d'amore, orecchini che hanno un significato molto particolare in questo romanzo, e cercherà appunto di riuscire a comprendere e magari vedere se c'è la possibilità di un riavvicinamento. Lui frequenterà casa solamente per i figli, ma negherà ogni tipo di spiegazione, ovviamente. Allora, cosa accade? Che una sera lei prepara una cena sempre particolare e il pomeriggio però era particolarmente in crisi, nervosa, penso che capiti anche a voi quando dovete preparare da mangiare per un invitato che non vi sta particolarmente a genio, tutto vi riesce male o comunque combinate dei gran pasticci. Insomma, lei nell'agitazione rompe una bottiglia, un pezzo di vetro finisce nella pasta e questo pezzo di vetro se lo ritrova poi lui nel suo piatto. E quindi succede il patatrac, perché lui inizia a dire: ecco, volevi uccidermi, non verrò mai più in questa casa, eccetera. Effettivamente non frequenterà più casa, andrà soltanto sotto casa a prendere i figli e poi li porterà nella sua nuova casa. Allora, la chiave di lettura che vi do, che mi piace darvi, è questo quietamente, cioè l'ultima parola con cui l'autrice chiude il romanzo. Infatti, tutto il romanzo è una sorta di percorso dolorosissimo, durissimo, molto articolato, di una continua risignificazione di questo quietamente, cioè la ricerca di una quiete interiore, di un equilibrio di questa donna. Ci sono dei flashback di quando lei è bambina a Napoli e ricorda, quindi c'è questo parallelismo, questa donna che abitava nella palazzina, che viene abbandonata anch'essa a due figli dal marito e veniva un po' additata come la poverina, un po' compatita. E questo Olga lo rivive nel momento in cui ha questa crisi, non vuole assolutamente essere paragonata a questa donna. Perché Olga rifiuta quello che è, diciamo così, forse l'elemento caratterizzante della cultura partenopea, cioè l'essere un po' eclatanti, questa condivisione di gruppo delle manifestazioni di dolore, di angoscia, di gioia, di rabbia, no? Ecco, questo proprio essere un po' chiassosi durante queste manifestazioni. Invece lei cerca di percorrere la via,
proprio del silenzio, dell'equilibrio, non vuole abbandonarsi a degli isterismi, non vuole mai perdere il controllo, cerca proprio di dominarsi. E anche quando poi è un po' più giovane e conosce questo uomo che diventerà suo marito, e ci saranno delle prime crisi perché questo simpatico ometto ha un debole per le ragazzine più giovani e quindi si innamora della figlia di una sua amica, di un'amica di Olga. E quindi c'è questo momento di tradimento, questo momento di crisi. Lei affronterà il tutto recuperando il rapporto con molta quiete, molto equilibrio, prediligendo il dialogo, senza mai una sfuriata. Non so bene come faccia, però insomma, diciamo che ha questo atteggiamento molto maturo. E vanno ancora avanti. Inoltre, ne viene fuori un profilo di una donna particolarmente innamorata e devota a questo marito, perché lei lavora, sacrifica quelle che sono le sue ambizioni, quelli che sono i suoi interessi, pur di rispondere alle esigenze concrete del quotidiano, cioè portare a casa uno stipendio affinché lui finisca di studiare e si faccia una carriera. Però questo stato di sacrificio perdura e inoltre il marito ne approfitta, anche perché lei interpreta questo quiete come essere un po' remissiva nei suoi confronti, un bello zerbino su cui il marito si pulisce gli scarponi infangati, tanto per chiarirci. Anche perché lei ha una passione per la scrittura e lui deride, quasi la compatisce. Infatti c'è un passaggio in cui lei, particolarmente in crisi, inizierà a scrivere lettere a lui che poi consegnerà, proprio per sfogarsi. E allora cosa accade? Accade che lei viene piantata così, non riesce a avere spiegazioni, non riesce a avere aiuto neanche dalle amicizie comuni che anzi un po' la compatiscono, va fuori di matto e quindi perde completamente il quietamente che cercava di imporsi. E c'è il cuore centrale del romanzo, cioè questa alternanza di pagine di prosa estatica, bellissima, molto elegante, a delle pagine scurrili. Praticamente questo stile narrativo va a sottolineare, va a marcare quelli che sono i cambiamenti d'umore della crisi di Olga, perché Olga deve risignificarsi non solo come madre, come moglie, che ora non è più, ma soprattutto come donna. Quindi vivere il pensiero ossessivo che il marito sia con un'altra, che abbia preferito una più giovane, più soda, più carina rispetto a lei, quindi voi capite bene che una donna che è un po' succube, un po' crocerossina del marito, anziché farsi forza e dire ma guarda questo bastardo come mi ha trattata eccetera, no, si autocolpevolizza di non essere riuscita a tenere il marito con sé, di non essere stata sufficientemente brava, sufficientemente gentile e di non essere neanche più sufficientemente bella e appetibile dal punto di vista sessuale. Quindi c'è questa crisi. Questa alternanza di prosa con queste appunto pagine dove viene descritto il suo sconforto, il suo senso di abbandono, la sua voglia di non reagire, di dormire, di non occuparsi neanche più dei figli perché è un'incombenza che la disturba, non ce la fa più, a momenti in cui proprio perde completamente il controllo, va in strada, in vestaglia, ciabatte, oppure aggredisce uno per strada, insomma, questa alternanza di sentimenti che si avvicendano, credo che siano molto comuni in noi donne che siamo state abbandonate, che abbiamo vissuto un momento di crisi, ecco. Come si sviluppa il tutto? Improvvisamente c'è un avvicinamento di Olga a quello che è il suo vicino di casa, un musicista un po' originale, particolare, sembra un po' un imbranato che sta a due piani sotto. Il musicista, tornando da casa, perde la patente e lei lo trova tornando in passeggiata col cane. Il cane è un'altra incombenza che rimane a Olga perché era il cane del marito e se ne occupa lei. E proprio questo cane era il punto di dissapore tra il musicista, questo vicino di casa, e la famiglia di Olga. Il musicista non tollerava questo cane, quindi c'erano dei continui conflitti. A un certo punto lei decide di riportare questa patente al musicista proprio il giorno del suo compleanno, accompagnato da una bottiglia di vino per festeggiare. Perché il suo intento qual è? È quello di mettere in atto un piano di vendetta. Penso che capiti molto alle donne e forse anche agli uomini. Nel momento in cui stiamo con un lui, una lei, e ci abbandona,
per fargli ripicca, magari ci mettiamo con quello che lui o lei odiava in particolar modo, proprio per dimostrargli, hai visto, io adesso sto con questo qui che tu hai sempre odiato, hai sempre criticato. E un po' viene questo meccanismo, quindi lei si fa violenza e si costringe ad sedurre questo uomo. Quindi abbiamo l'unione di due solitudini, questa Olga che cerca di ritrovare un po', diciamo così, una sorta di orgoglio femminile, di sentirsi ancora amata, desiderata da un uomo, un po' per bonificare questo senso di inutilità che avverte. E dall'altra parte abbiamo questo uomo che non è proprio un grandadone, non ci sa proprio fare, un po' impacciato, però che ha un debole per Olga. E allora iniziano in questo modo, con tante tante difficoltà e un episodio abbastanza a tratti anche spassoso, e poi lei però si pente immediatamente di questa cosa, ma questo musicista, questo uomo, continuerà ad essere una presenza silenziosa, discreta, però affidabile continuamente, quindi la corteggerà con dei piccoli gesti, quando avranno bisogno i figli lui ci sarà, si offrirà di aiutarla, eccetera. Quindi un uomo presente. Viene offerto quindi una figura diversa rispetto al marito, una figura che in un certo qual modo va a bonificare quella che è il dolore di Olga, cioè la delusione nei confronti del sesso maschile. La bellezza di questo romanzo è proprio la capacità di andare a sviscerare quelli che sono i sentimenti più profondi che vengono scatenati e si innescano in queste dinamiche di relazioni interrotte oppure incrociate. Quindi anche la descrizione dei personaggi è splendida. Olga la si ama terribilmente perché noi donne ci identifichiamo in lei, troviamo le sue debolezze nelle nostre debolezze quando siamo state abbandonate oppure abbiamo vissuto dei momenti di crisi amorosa. Il personaggio del marito è il bastardo puro che alla fine, se tu vedi per strada, lo vuoi squartare perché dici non è possibile che tu sia uno stronzo tale, insomma, ecco. Quindi lo si odia proprio in modo viscerale. E invece questo musicista, cioè questa figura positiva di uomo, è colui che in un certo qual modo ti fa credere ancora che non tutti gli uomini sono dei bastardi, che seppur rari però ci sono, e magari la ricerca di determinate caratteristiche maschili come la forza morale, l'integrità e la disponibilità forse è meglio rispetto ad altre doti che appaiono forse più seduttive ma che in realtà non sono di sostanza. E come si conclude? Che lei scopre perché l'ha lasciata e trova il nostro bastardo puro che è a passeggio con una giovincella che in realtà è la figlia dell'amica con cui aveva tradito Olga qualche anno prima. Ha messo su casa, sono insieme. In più il nostro bastardo puro è andato in casa di Olga, quando lei non c'era, a rubare gli orecchini della madre, perché ovviamente adesso doveva dare questo pegno d'amore alla nuova lei. E allora Olga li trova per strada, a passeggio, tutti belli e spensierati, eccetera, e lei questi orecchini che indossava. Non ci ha più visto, ha fermato la macchina, è andata giù, ha fatto la rivoluzione, li ha picchiato lui, ha preso a calci, insomma. È stato il momento più gratificante della lettura del romanzo perché finalmente un po' di giustizia, ecco, finalmente ha sfogato tutto, è riuscita a perdere completamente il controllo e da lì poi c'è stata la rinascita, nel senso che in un certo qual modo ha preso atto del bastardo vero che aveva sposato e poi ha iniziato a ricostruirsi, cioè a darsi pace, ecco, in un certo qual modo. Altro punto importante, oltre all'introspezione di quelli che sono i meccanismi più intimi che accadono in una donna che soffre questa sorta di crisi amorosa, c'è un altro tema molto importante, cioè il fatto che lui e lei si separano e si introduce improvvisamente una nuova lei, un nuovo lui. I figli, se ci sono, sono vittime inconsapevoli di questi dolori, di queste liti, a volte sono anche strumenti che vengono messi in mezzo. Ma quando lui va a prendere i figli e li porta a casa sua, c'è lei. Quindi c'è la relazione dei figli con una nuova figura. E spesso e volentieri, cosa capita? Che i bambini, soprattutto le bambine, trovano nella nuova compagna del papà magari una figura di riferimento. Un esempio, decisamente la compagna è molto più
generosa, molto più simpatica rispetto alla mamma che deve essere invece un po' più rigida e quindi diventa una relazione più accattivante. Quindi quando la bambina poi torna a casa dice alla mamma quanto preferisca l'altra rispetto alla mamma che magari la sgrida. Ecco, tutte queste dinamiche vengono molto ben studiate, molto ben descritte e c'è questo rimando che fa comprendere proprio la difficoltà e questo moto di sentimenti intimi che sono assolutamente umani e a volte anche drammatici. Un bellissimo libro che io vi consiglio assolutamente, leggetelo, vivetelo e poi scoprite altri romanzi di questa autrice perché è veramente talentuosa. Io lo farò assolutamente. Grazie, baci alla pasta al ragù senza il pezzo di vetro.